sia la Santa Messa che la liturgia da parte del pubblico, no? È come quando si va al teatro, al cinema, si siede comodi, o ci si sta comodi, e c'è un altro che recita, canta, fa. Siamo abituati, no? Dei bambini, i genitori ci portavano in chiesa, il prete diceva la messa, noi ascoltavamo, rispondevamo e poi si tornava a casa. Ma l'ultima messa, l'ultima cena, cioè l'Eucaristia, cioè la Santa Messa, non è una rappresentazione teatrale, è un evento che deve coinvolgere uno di noi. Io volevo invitarvi qua perché sono convinto che partecipando a questa rappresentazione il nostro rapporto con la Santa Messa cambia. Non saremo, diciamo, gli stessi, perché ci renderemo conto che questa ultima cena di Gesù, che noi la ricorderemo giovedì santo, viene commemorata ogni giorno. Ogni giorno c'è Gesù nella Chiesa che viene tradito da noi, dai nostri peccati, dalle nostre cattive opere e azioni. E ogni giorno in questa Chiesa c'è Gesù che mi perdona, che si spezza, perché si è fatto pane, perciò si spezza per me. Io vi invito a vivere questa rappresentazione come un momento di preghiera. Ecco perché ho deciso di non celebrare oggi la messa, perché credo che venendo qua e partecipando non solo con gli occhi, orecchie e naso, ma con il cuore, questo momento può diventare una preghiera. Perché vedete, la vera preghiera, la preghiera autentica, non consiste nel dire qualcosa al Signore. Noi pensiamo che per pregare abbiamo bisogno delle parole. La preghiera non consiste nel dire qualcosa, ma consiste nell'incontrare qualcuno. Quel qualcuno è Dio. E noi lo possiamo incontrare pure attraverso questa rappresentazione. Perciò cerchiamo di vivere questo momento con profondità e sacralità, anche se non celebriamo la messa. Però grazie a loro, grazie a questi nostri amici che sono venuti qua, e io li ringrazio, poi spero che alla fine avrò la possibilità di ringraziarli con più parole, potremo vivere quello che è l'evento centrale della nostra fede. Vedete, la Chiesa funziona grazie all'Eucaristia. È vero che c'è il battesimo, che c'è il sacramento della Cresima, è vero che ci sono le processioni, i rosari, questo dato, ma il nocciolo è l'Eucaristia. E l'Eucaristia è il pane. Il pane non va mangiato da solo, il pane è da condividere. Se noi compriamo una pagnotta di pane, un pane grande, no? E cerchiamo di mangiarlo da solo, non ci riusciamo. Intanto è troppo, no? Si secca, poi non ha più gusto. Il pane è da condividere. Ecco perché noi, grazie a questa rappresentazione, dobbiamo imparare a condividere il nostro cuore con gli altri. Io mi metto ora magari da dietro, perché non vorrei disturbarvi, e vi invito a vivere ancora di nuovo questo momento come un incontro con Dio. Non voglio che da questa parte ci siano dei attori e il pubblico dall'altra, perché non è corretto. Io credo che sia corretto. Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme come il principe della pace. Non cavalca come il rientro cavalca.
ma poi quando cresce diventa la più grande pianta dell'orto. E i suoi rami sono talmente grandi che gli uccelli possono fare il nido nella sua ombra. Perciò chi si fa piccolo come questi bambini entrerà nel regno dei cieli. Maestro, parlaci un coro. A voi che mi ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono. Se qualcuno ti percuote una guancia, porgili anche l'altro. Se qualcuno ti strappa la tunica, dagli anche il mantello. Date, date a chiunque vi chiede. Non cercate la pagliuzza nell'occhio del fratello, ma piuttosto preoccupatevi della trave che è nei vostri occhi. Non giudicate e non sarete giudicati. Perdonate e sarete perdonati. Sei tu il Messia? Io sono il buon pastore che dà la vita per le sue pecore. Chi viene a me non avrà più sete, perché io do l'acqua che ti sete. Sono un esattore, prego tutti i giorni, eppure la gente mi toglie. Cosa posso fare? In verità vi dico, non preoccupatevi tanto della vostra vita terrena, o del cibo, o del vostro corpo, dei vestiti. La vostra vita forse non vale più del cibo, e il vostro corpo non più dei vestiti. Guardate gli uccelli del cielo, non sempre ne raccolgono, né portano il raccolto al granaio. Eppure Dio li nutre tutti. E quanto più di loro valete voi? Pensate ai gigli nei campi, a come crescono. Non lavorano e non filano. Forse preoccupandovi riuscireste ad ottenere qualche momento in più di vita. Signore, che cos'è la fede? Se tu hai fede, ed essa non è più grande di questo seme, è rivolto alla montagna, dici, muovi, essa si muoverà. Questa è la fede. Rabbi, io e mia moglie crediamo in te, ma siamo poveri. Nulla abbiamo da offrire. Come dimostrarti la nostra fede? Me l'hai dimostrato adesso. Venite voi che siete affaticati e oppressi, ed io vi ritemprerò. Chiedete, vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, perché la porta si apre a tutti coloro che bussano. In tutta verità vi dico, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno per causa mia. Rallegrate ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
fatti, Gesù si ritira a Betania. È prossima la Pasqua e i capi dei farisei deliberano di catturarlo. Ah, dimenticavo, io sono Marco, un giovane di vita. Nella mia casa di Gerusalemme mia madre accolse spesso Gesù e i suoi apostoli. Io stesso lo seguì nella sua ultima notte. Molti notarono le mie assenze. Correva voce che ero innamorato, ma lasciavo correre perché ero davvero innamorato. Ma non di una donna, ma della buona novella. Lo dissi solo a mia madre. Spesso seguì Gesù col timore di essere scoperto e mi avvicinai ai suoi apostoli a vedere e a sentire l'opera di Gesù. Ma adesso voglio raccontarvi cosa accadde prima della Pasqua. Dopo la cena di Betania, quando Maria versò il profumo sul capo e sui piedi di Gesù, Giuda Iscariota, che teneva la cassa comune, si sdegnò di fronte allo sperpero e il denaro dell'unguento. E nel suo cuore si fece strada un tentativo di trattare con i farisei. Nel suo animo, egli sperava di un re che liberasse Gerusalemme dai romani. A lui interessa solo
fare un gesto simile. Ho pensato a tre insidie diaboliche. Prima, l'avidità del denaro, spinto dall'offerta dei sacerdoti. Forse la delusione politica, non vedendo realizzati i suoi sogni di liberazione del popolo. O forse perché ci riteneva tutti dei bambini, che avevamo bisogno di una spinta affinché la causa del regno di Israele potesse trionfare. Senza rendersene conto, cadde nella rete di quelle volpi e diede loro l'occasione della cattura. Thank you.
sia benedetto chi ha santificato il giorno del sabato. Amen. Benedetto sia tu, Signore nostro Dio, Re del mondo, che al tuo popolo Israele hai donato questa festa degli asini per la gioia e il ricordo. Benedetto sia tu, Signore, che santifichi Israele ai tempi. Amen. Prendete questo calice e fatelo passare per il cuore. Da questo momento non verrò più nel frutto della vita, finché non verrà il regno di Dio. È il giorno degli altri, cioè la festa del pane non lievitato che gli israeliti mangiarono la notte che fuggirono dall'Egitto. Quella sera nel cenacolo si sente un buon odore di agnello allo spigolo. C'è il vino per celebrare in letizia il ricordo della fine della schiavitù. Ci sono le lacrime amare per ricordare l'afflizione del popolo. Tutti conoscono questo rito solenne e gioioso. Ma Gesù, contrariamente all'usanza, rinuncia a bere il vino e forse a mangiare la cena, forse per prepararsi agli avvenimenti successivi in cui deve sacrificarsi come l'agnello immolato per l'opera redentrice del Padre, prendendo forza spirituale dal digiuno. Figlio di Alfeo e Nassero. Thank you.
Gesù, vedendo che le sue esortazioni all'umiltà non sono servite a far calmare i problemi, vuole dare agli apostoli un esempio reale di umiltà. Si alza da tavola, si toglie il mantello, si lega un asciugamano intorno ai fianchi, versa dell'acqua in un catino e sotto lo sguardo attonito degli apostoli comincia a lavare i loro piedi. È un gesto da servo e per gli apostoli è umiliante eseguito dal padre di famiglia. A malincuore obbediscono, anche se Pietro non riesce proprio ad accettare un gesto simile e protesta vivacemente. Pescatore
Gesù, senza che gli altri se ne rendessero conto, affrontò Giuda direttamente, certamente nel tentativo ultimo di ricondurre all'udire la pecorella sulla riva. Si trasforma in un calice eucaristico. Il vino diventa il sangue della nuova alleanza, versato per la salvezza dell'umanità. La cena eucaristica diventa l'ultimo dono che Gesù ci ha lasciato, dando l'espresso incarico di ripetere l'azione eucaristica in memoria di Lui, della sua morte e della sua risurrezione. La vita.
Se mi amate, il Padre vi darà lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede o lo conosce. Perché è con voi e sarà sempre con voi. Perché vuoi farti conoscere a noi e non al mondo? Seguimi, osservami, e il Padre mio lo avrà, e noi vorremmo a lui e prenderemo di nuovo questo lui. Chi non mi ama non osserva le parole. Le parole che dico non vengono da me, ma dal Padre che è in me. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Io sono la vera vita e il Padre mio è il vigneroro. Ogni traccio che in me non porta frutto lo tolgo e ogni traccio che in me porta frutto lo poda perché porti più frutto. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Non vi chiamo più servo, perché il servo non sa cosa vuole il suo padrone, ma vi chiamo amici, perché tutto ciò che ho ascoltato dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ancora poi lo vedrete. Fra poco non mi vedrete, ma voi mi vedrete. Che cos'è questo poco di cui parlo? Che significa ciò che dico? Cosa vuol dire ritorno al Padre? Io sono capito tutto ciò. Voi vi domandate a vicenda perché ho detto ancora un po' e non mi vedrete. Un po' ancora e mi vedrete. In verità vi dico, voi piangerete e vi lamenterete. E il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è afflitta, perché sa che è giunta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione, per la gioia che è venuto al mondo nuovo. E così anche voi, adesso siete nella tristezza, ma presto il vostro cuore si rallegrerà. Da quel momento non mi chiederete più nulla. In verità, Dio, se chiedete qualcosa al Padre mio nel mio nome, egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla. Chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Adesso lascio il mondo e torno al Padre. Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che nessuno ti intenda. Per questo crediamo che sei venuto da Dio. Adesso credete. Ecco, è giunta l'ora. Anzi, è già arrivata. In cui vi disperderete ognuno per conto vostro.
invece un calore. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te, poiché ti è dato il potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a coloro che gli è dato. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Ora essi sanno che tutto ciò che mi hai dato viene da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro, essi le hanno accolte e sanno veramente che tu mi hai mandato. Io prego per loro, Padre, non prego per il mondo. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. Io vengo a te. Custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, perché diventino una cosa sola come noi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Consacrali nella verità. La tua parola è verità, come tu hai mandato me. Anch'io mando loro, e per loro sacrifico me stesso. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Padre, voglio che quelli che mi hai dato vengano con me dove io sono, perché vedano la gloria della vita eterna. La vita eterna è questa, che conoscano te, l'unico vero Dio, è colui che hai mandato, Gesù Cristo.
allontana da me. Questo calice di dolore.
ripetiamo le stesse parole. L'amore di Dio che ci viene offerto è qualcosa di unico, irripetibile. Allora io vi ringrazio e ringrazio anche a voi. Sinceramente parlando, io non è che sono un nemico, però lo sapete, quando comincio a parlare, preferisco parlare di me, soprattutto nella settimana santa, e ci pensavo, no? Cosa fare dunque la catechesi, non solite prediche, perché siamo tutti stanchi di ascoltare. E allora guardate il segno di Dio. Un giorno mi ha telefonato, mi sembra Franco, no? E mi ha detto: Arturo, ti farebbe piacere. Dio agisce attraverso le persone. E io credo che non poteva essere il momento migliore prima della settimana santa che questo. Domani ci incontreremo davanti alla chiesa della Catena, faremo la nostra processione con delle palme, verrà letto l'Evangelo. Poi giovedì santo rivivremo l'ultima cena, no? La messa cena domenica. Però credo che grazie a questo momento la rivivremo con uno spirito diverso, come qualcosa che ci ha toccato dentro, attraverso i nostri sensi, no? Perché era molto importante vedere e sentire le cose. E allora io credo che il modo più giusto per ringraziarvi è benedirvi. E allora voglio concludere questo nostro momento di catechesi con una preghiera, perché noi non siamo in teatro, no? Non basta battere le mani. Allora ci alziamo e preghiamo per tutti noi. Loro hanno lasciato le loro famiglie, forse ci sono dei mariti a casa che aspettano la cena, forse sono dei nonni, non lo so, ognuno di noi porta nel cuore la propria storia, però hanno saputo lasciare tutto, pure le cose importanti, per condividere con noi ciò che è veramente fondamentale nella fede, perché la fede è condivisione. Allora per ringraziare faremo una preghiera per loro, per noi, chiedendo al Signore di farci crescere sempre nella fede. Poi riceviamo la benedizione non da me ma da Gesù Cristo. Di